Rieccoci pronti ad una nuova puntata di 1, 2, 3, occhio all'evento. Oggi parleremo di una bella storia, parleremo di un gruppo di ragazzi e ragazze che si sono trovati e sono appassionati di arte, ovvero di canto, recitazione e ballo, che aiutati da veri e propri professionisti hanno realizzato uno spettacolo incredibile, un musical per l'esattezza, e il titolo? Semplice, Al Moulin Rouge. E a parlarci di tutto questo e di molto altro, tanti, ma credetemi, tanti dei protagonisti di questa bella storia. E allora iniziamo a presentare, iniziamo a conoscerli. Iniziamo proprio da loro, dalle professioniste. Ho il piacere di ritrovare, perché è già stata con noi, Paola Cadeddu, che è insegnante coreografa dell'US Acli di Crema. E no, eccola, e non solo, accanto a lei ho il piacere di rivedere, di riavere mia ospite, Maria Carbonin, che è insegnante e coreografa presso la Carbonin Centro Italiano Spettacolo Danza, Ballo e Pilates, ma che è qui in una veste particolare, ovvero è la veste, insomma, fa la mamma che sostituisce proprio la figlia è Naima Sella, che è lei la reale coreografa di questo musical, vero? Esatto. E continuiamo, ancora c'è l'attrice, una delle attrici, ma non solo, è anche aiuto regista della compagnia teatrale I Guitti, ovvero Graziella Monti. Ciao Graziella! Ciao. Adesso lo posso dire, perché tutto questo spettacolo è stato voluto, realizzato e creato per un'occasione molto importante, ovvero i primi 30 anni della tua compagnia. Assolutamente sì. Allora dopo andiamo a scoprire di più, ma continuiamo, perché personaggi ce ne sono. Un'altra attrice è Greta Fontana. E accanto a lei l'attore Francesco Bianchessi Barbieri. Ciao. Che cognome importante, doppio cognome, sei un nobile. No. E questi sono i nostri amici che sono microfonati, interagiremo con loro, ma non microfonati, ma con il famoso gelato. Guardate un po' chi c'è. Eccoli, bellissimi, che sono Abed Sherin, che è ballerista solista, Aurora Bertoli, ballerina, anche lei solista, Erika Tacchini, ballerina, Martina Pertisetti, ballerina, poi abbiamo Giovanna Orsini, attrice, e poi i due maschietti, Emiliano Nosotti, attore, e Marco Bastici, che è ballerino dell'US Acli. Ci siamo tutti, ho detto tutti, ho detto tutto? Bene, benvenuti. Grazie. Allora, io prima che si accendessero le telecamere ci siamo divertiti, abbiamo creato gruppo, ma veramente siete simpaticissimi anche, la gente deve venire a vedere il vostro lavoro, ma soprattutto vedervi all'opera, perché se già così siete eccezionali, mi immagino poi sul palco che cosa non farete. E allora, visto che di questo parliamo, cioè dello spettacolo, del musical Al Moulin Rouge, vediamo un po' di parlare proprio di questo spettacolo. Come è nata l'idea di volere questo spettacolo per i 30 anni dei Guitti, che è una famosa compagnia teatrale del nostro territorio? Dimmi pure. Allora, innanzitutto è doveroso che io dica stasera che una persona manca tra di noi e che è la mente di tutto questo spettacolo, che è il nostro regista Jimmy Piero Sanzemi. Purtroppo per lavoro non ha potuto esserci, e l'idea di questo spettacolo per i nostri 30 anni è venuta proprio a lui, perché è un estimatore del film, del famoso film del 2001 con la famosissima attrice Nicole Kidman. Bellissimo. E a lui piaceva e piace tantissimo questo film, e ha proposto a noi di portarlo sulla scena. All'inizio c'è stato, molta esitazione, perché in 30 anni noi abbiamo portato soprattutto un genere leggero, divertente, comunque
per noi far sorridere o ridere era importante, questo invece è uno spettacolo dove si sorride, e però ci si emoziona. E insomma, abbiamo messo più, alla prova. È uno spettacolo anche drammatico, diciamo, ed è a mio parere molto più difficile in teatro portare la drammaticità e emozionare rispetto a far ridere. E quindi per noi è stata un'ulteriore sfida. Che vabbè. Quando te l'hanno detto, tu eri quasi incredula. Sì, perché... non ho detto, ma sei matto, cioè non può essere, cioè non possiamo farcela, perché il film è bellissimo, ma proprio perché è talmente, talmente intenso, talmente come facciamo a portare con i nostri, perché non dimentichiamoci che siamo una compagnia amatoriale, per cui non abbiamo a livello anche economico molte risorse, per cui è stato veramente un impegno pesante anche in quel senso. E poi vabbè, comunque la bravura, cioè non pensavamo di riuscire davvero a rendere. E invece, boh, la sfida penso che parzialmente sia riuscita, è ancora migliorabile, però credo che forse ce l'abbiamo davvero fatta. Ce l'avete davvero fatta. Sì. Allora, per saperlo, io intanto lo dico adesso, continuerò a dirlo perché è importantissimo, per vedere il risultato del vostro lavoro dovete tutti andare il 25 aprile al Teatro San Domenico, qua a Crema. Lì scopriremo se veramente la vostra sfida è stata vinta oppure no, anche se già il fatto di mettersi alla prova, di andare sul palco, di prepararvi come vi siete preparati, adesso vedremo anche i vari passaggi, già quello è una vittoria. Bene, tu sei anche, hai detto, attrice, che parte fai? Allora, ci sono quattro figure che narrano, fanno un po' da narratrici in questa... E sono le ladre di diamante, che sono delle donne di malaffare che vivono al Moulin Rouge abbastanza, vabbè, visto appunto abbastanza su con l'età, diciamo, molto ormai disincantate, molto, però che hanno alla fine ancora una tenerezza, una voglia di una sensibilità, e quindi aiutano Satina incoraggiano Satina a lasciarsi andare a questo amore, puro alla fine. Allora, tra l'altro abbiamo visto anche le prime immagini bellissime di questo musical che avete fatto precedentemente. Allora, visto che sei stata così carina di introdurre quello che è la trama, spiegacela bene, ancora per quei pochissimi che non hanno visto il film, parlaci ancora della trama, di che cosa rappresenta, senza, mi raccomando, entrare troppo nei particolari. No, vabbè, a parte che credo che sia abbastanza conosciuta, perché è una storia d'amore alla fine, una storia d'amore tra la cortigiana Satin e Christian, lo scrittore squattrinato, un amore puro in un ambiente che tra virgolette puro non è. Lei è una cortigiana, si vende agli uomini, però quando incontra Christian vorrebbe mollare tutto e vivere la sua storia d'amore con lui. Purtroppo gli eventi non glielo permetteranno. È una storia molto bella, è tratta dalla Signora delle Camelie, per cui una trasposizione, diciamo, del famoso romanzo. E niente, è una storia drammatica con un epilogo tra virgolette non diciamo l'epilogo. Comunque, grazie Graziella, hai detto già sufficientemente. Allora, avete capito perché ho detto che abbiamo riso fortemente prima. Allora, sei stata bravissima, avevi paura, ma hai detto tutto alla perfezione. Tu sei Madame Fromage. Adesso però, prima di andare a parlare con i protagonisti e a parlare con tutti i ballerini, andiamo proprio a parlare con le professioniste, cioè le persone che hanno
aiutato a questi ragazzi che sono appassionati sì di ballo, di canto, di recitazione, però avevano bisogno anche di un supporto da chi queste cose le sa fare proprio per lavoro, ovvero Paola e Maria. In questo caso Naima, però Maria, tu naturalmente è la stessa cosa, perché fate, non solo sei la mamma, ma l'hai anche aiutata, insomma, è sulla stessa falsa riga tua, giusto? Esatto, è lo stesso lavoro. Allora, raccontatemi un po', decidete voi chi vuole iniziare prima, come avete fatto a, innanzitutto, quando ve l'hanno proposto, cosa vi siete trovati? Cioè, le persone com'erano, avevano una preparazione buona, avete dovuto, insomma, raccontatemi un po' l'inizio e poi il percorso che avete fatto fino a raggiungere quello che è il risultato che vedremo il 25 di aprile a Crema. Vai Paola. Parto io. Allora, per noi è stata la prima esperienza con la Compagnia dei Guitti di Quintano, è nata un po' così, serviva un corpo di ballo numeroso, tant'è vero che i ragazzi sono 16, poi dipende perché sono tante le date, i ragazzi sono tanto impegnati, quindi magari a volte sono 15, a volte 16, questa è la difficoltà ogni volta di sistemare un attimo le coreografie. Però ecco, diciamo che è stata la prima esperienza e sono contenta di aver accettato quando Jimmy mi ha chiamato e mi ha proposto la cosa con piacere, un po' perché come USA Clay partecipiamo comunque a quello che ci chiedono. Quando ci si tratta di danza è la nostra passione, quindi più che volentieri. E è stata una bella esperienza, bella perché abbiamo conosciuto ragazzi, signore, gentilissime, disponibili, e in più sono molto contenta perché ho ritrovato Maria, Naima, perché comunque anche se ognuno ha fatto il suo, alla fine la collaborazione c'è, perché in quel momento siamo tutti un gruppo alla fine. E bello, è stato molto bello. Bello, sì. E ascoltami, chi è che ha coinvolto chi? Cioè, vi hanno chiamato i Guitti, vi hanno contattato e avete creato questo gruppo? Raccontatemi un po' come è nato proprio il progetto. Allora, vabbè, io sono stata contattata da Jimmy proprio perché gli serviva un corpo di ballo numeroso. Dopodiché ho chiesto ai miei allievi chi era interessato, perché comunque il tutto sarebbe partito da settembre. Abbiamo dovuto lavorare l'estate, da giugno, subito dopo il periodo dei saggi in poi, per creare le coreografie, che comunque sono particolari, avevano bisogno di uno studio specifico. Ogni pezzo ha il suo genere, il suo tema, e insomma ce l'abbiamo fatta alla fine. Bello, bello. Sono curiosa allora di venire a vedervi il 25 di aprile a Crema al Teatro San Domenico, al Moulin Rouge. Vi incontrerò tutti, non vedo l'ora. E Maria, invece, Naima cosa ti ha raccontato? Cosa ha trovato? Come ha fatto? Ha scelto delle coreografie particolari? In base a cosa? Con quale criterio ha scelto i vari protagonisti di queste coreografie? Ti ha raccontato qualcosa? Ma guarda, io partirei dall'inizio, se mi permetti, nel senso da dove è venuta questa conoscenza, questa collaborazione con i Guitti. E noi ci siamo conosciuti per caso, perché noi avevo come allieva Satin. Ah! Dopo andiamo a conoscerla, perché... E non solo, anche Cristian erano i miei allievi di Pilates. E così, parlando per caso, loro stavano facendo Mamma Mia. E lei mi ha chiesto di conoscere Jimmy, di presentarci, così, che avevano bisogno magari di qualcuno che fosse professionale nella danza, eccetera, e si sono conosciuti così. Ma che bello! E abbiamo cominciato Mamma Mia con questo musical, abbiamo fatto non so quante date. Tantissime. Quasi 40. Tantissime date. No ragazze, cioè, ma tante, tante, tante davvero. Poi loro già, quando stavamo finendo il Mamma Mia, Jimmy aveva già questa idea del Moulin Rouge, e ovviamente, avendo lavorato bene, avendo collaborato con grande passione e felicità tutti quanti insieme, ci ha richiamati per fare il Moulin Rouge. In quel momento io, molto impegnata col Pilates, ho passato lo scettro a Naima. Naima. In questo progetto poi anch'io sono felicissima di aver ritrovato Paola, che è la nostra storia, parte da molto indietro, dagli anni 90. Però adesso le coreografie sono tutte di Naima. Quando abbiamo cominciato a fare Moulin Rouge,
Noi avevamo già fatto, io avevo già fatto, Naima era piccola, avevo già fatto il Moulin Rouge, ero a Udine, avevo una piccola compagnia e avevo già fatto le coreografie. Lei cosa ha fatto? Ha preso un po' di questo, però ovviamente lei è giovane, lei ha studiato tanto, si è diplomata a Firenze, ha studiato con grandi coreografi e così, quindi l'ha ringiovanita tutta quanta e ha montato quello che si vede adesso, che è bellissimo, anche il suo lavoro di Paola, cioè non voglio dire niente. Cioè, sì, beh, un lavoro di gruppo, no? Coreograficamente si è confezionato, a mio parere, uno spettacolo bellissimo. Loro, che comunque in Mamma Mia facevano anche dei pezzi danzati, loro sono attori e cantanti e io ho trovato spettacolari anche nella danza, perché si sono imparati questi pezzi anche abbastanza lunghi, no? E mi provava, ridono, no? Quindi no, okay. Andremo a capire il perché. Ok. E mi sono trovata benissimo anche a lavorare con loro, tra attori e cantanti, ma proprio bene bene. Quindi bene, bene, guarda, venite davvero a vederlo. Sì, sì, no, ma tra l'altro mi state proprio incuriosendo, invogliando, non solo per le cose che dite, ma anche tanto che parlavi Maria e Paola, parlavano Maria e Paola. I nostri telespettatori guardavano, avranno visto sicuramente le immagini e ci sono delle immagini bellissime e dei vestiti di scena spettacolari. Ma chi è la sarta, la costumista che ha fatto tutto questo? Chi è? Allora, l'idea, la mente, è quello che non c'è stasera. Ah, ma è geniale, cioè sì, è pazzo, quindi i pazzi sono geni. Quindi. Sì, no, adesso sarà contento che gli abbiamo dato del assolutamente, pazzo. Assolutamente, ma è così. Ma complimenti, perché è bellissimo l'idea. L'idea anche di chiamare coreografe e professioniste esperte e su una base che mi sembra di capire che era già buona, però quindi complimenti anche a voi. Quanti siete voi dei Guitti in questo caso impegnati in questo spettacolo, numericamente parlando? Numericamente penso 18. 18 più hai detto 16. Cioè quasi una quarantina di persone sul palco. Ballerini sono 22. E 22? Cioè i suoi con i nostri. Con i nostri. Quindi sì, siete in tantissimi sul palco. Come riuscite a gestire tutti i passaggi? Quante volte vi picchiate? Mai. Ma siete bravissimi allora. Allora, visto che adesso si sono rilassati, tacete! Li facciamo bene. Presentare i due protagonisti di Al Moulin Rouge, che sono, allora abbiamo detto, Greta e Francesco, ovvero Christian e Satin. Ma ciao. Allora, chi siete i protagonisti ce l'ha già spiegato Graziella. Invece vi faccio un'altra domanda: come avete fatto a entrare nella parte? Perché insomma una parte, insomma, lei non penso che tu tutti i giorni frequenti un ambiente del genere, quindi magari metterti in confronto, magari ti sei trovato un attimino per dire oddio, ma cosa devo fare? Racconta. Sì, è stato un lavoro complicato riuscire a entrare nei ruoli, perché sono dei personaggi veramente molto profondi, hanno tante sfaccettature, riescono a far ridere, riescono a far emozionare molto, e quindi è stato veramente difficile, soprattutto nelle parti più drammatiche, e io penso di essermi vista al film miliardi di volte perché vabbè, l'esempio di Nicole è assolutamente stato una scuola. E poi ho cercato di fare mia questa parte che sì, è lontana dal mio quotidiano, per fortuna, però è veramente stata una sfida molto interessante e davvero arricchente, sì. Bene, e invece per te, Christian? Io idem, ho guardato il film tante volte, ho riguardato le scene tante volte. È una parte sinceramente molto, molto complicata emotivamente e che non avevo mai affrontato prima, perché comunque è una parte di un protagonista, questo musical, che non avevo mai avuto parti così importanti, per di più una parte importante con un ruolo così emotivo. Quindi ho veramente dovuto metterci tanto impegno e provare davanti allo specchio tante volte le stesse cose. E niente, però è stato veramente molto
mi ha fatto crescere molto a livello di recitazione, di interpretazione, perché comunque devi in qualche modo lasciarti andare, lasciare uscire le emozioni, ed è una cosa che insomma è bella, poi dopo sei contento quando vedi il risultato, ecco, quindi... Bene, noi non solo vedremo il risultato, ma lo sentiremo anche, lo ascolteremo, anche perché è un musical. Siccome io non posso chiedere ai ballerini di ballare per questioni di spazio, però agli attori cantanti di darci un piccolo assaggio di quello che si andrà a vedere il 25 di aprile, quello sì. Me lo fate il pezzettino? Solo perché sei tu. No, perché se non lo facevate voi, lo facevo io. No! Perché ci chiudevano, andavamo in nero subito. Dai, dai, allora, aspetta, premesso. Quello che ci andate a proporre, in che contesto è? Contestualizziamolo così anche i nostri telespettatori, il pezzettino. È il pezzo che tra l'altro è anche una delle parti, diciamo, delle parti divertenti di questo spettacolo. È la parte che preferisco, perché comunque io e lei ci divertiamo sempre parecchio a fare questo brano insieme, perché alla fine lo facciamo insieme, un duetto, ed è alla fine del primo atto, quando comunque sboccia, diciamo, l'amore tra i due personaggi, e quindi diciamo sono proprio classiche farfalle nello stomaco, queste cose qua. Che bello, bello. È ancora la parte romantica e divertente dello spettacolo, diciamo. Bene, bene, allora direi che è meglio ascoltare, ok? Partiamo, faccio 3, 2, 1, ciak, via. Vai. Allora, 3, 2, 1, ciak. Credo nell'amore. Dovrò pure mangiare. Credo nell'amore. Poi per strada dovrò star. Credo nell'amore. Per me è un gioco, sai. Il mio cuore grida il tuo nome, il tuo cuore vuole me. Se il tuo cuore grida il mio nome, una tariffa sai che c'è. Una notte io chiedo a te. Tu l'avrai se pagherai. Credo un po' d'amor, una notte un po' d'amor. Sei pazzo, sai, e ceder non mi farai. Ma ragazzi, questo è solo un piccolo assaggio dello spettacolo che ci aspetta il 25 di aprile a Crema, al San Domenico, per questo musical incredibile che ci riserverà sicuramente delle belle, belle sorprese. Ragazzi, complimenti. Grazie. Grazie. Dico solo questo, complimenti. E adesso, ta-da! Andiamo sul gruppo! Chi mano il microfono? Tutti che lo buttano, tutti che lo passano da dietro, invece no. Allora, invece tu sei ballerina, giusto? Ecco, a te chiedo invece che cosa ti ha lasciato questo musical, come ti è sembrato partecipare? Naturalmente questa domanda la faccio a te, ma poi passerà il microfono perché mi dovranno rispondere tutti. Cosa ballerai, se ti ricordi cos'è il pezzo che ti è piaciuto di più, e che cosa ti ha lasciato questo musical, questo lavorare tutti insieme? Allora, a me personalmente è piaciuto molto partecipare a questo musical perché li trovo comunque queste persone molto socievoli e sono molto gentili, e inoltre mi piace la passione che mettono nelle cose che fanno. E per le parti ballate io con il mio gruppo faccio dei pezzi molto allegri all'inizio e poi ballo anche con Satin, intanto che lei canta, e quel pezzo mi piace molto perché cioè, mi trovo bene tutto e... Si è creata sinergia, una bella sinergia. Bello, bello. Passa pure il microfono perché è stato lì beato fra le donne, ma io so essere un duca. Sì, purtroppo sono un duca. Perché purtroppo? Racconta un po'. Perché in sostanza Satin illude il duca, quindi quello che ci smena sono io. Ah,
però! Anche se però questo personaggio a me piace molto, perché è diverso dai soliti personaggi che faccio nel gruppo, perché ho sempre fatto la parte del fidanzato, del protagonista, e quindi questa volta è una parte un po' più difficile per me, perché già io sono di timido già di mio. Quindi questa sfida, diciamo, tra virgolette, l'ho vinta, perché comunque ho creato un personaggio al di fuori di ogni schema, soprattutto nelle mie possibilità. Allora, innanzitutto complimenti, perché hai fatto un lavoro più interno. Ma io un duca, io non credo che tu faccia il duca con questa voce. No. Purtroppo no. Un uccellino mi ha suggerito che la voce non è questa. Allora vogliamo sentire ufficialmente qui ad Occhio all'Evento la vera voce del duca. Il piacere ti è veramente mio. Questa è la mia voce per tutto lo spettacolo. Ma ti faranno santo, ma io veramente. Allora, innanzitutto capiamo perché Satenna ha scelto Christian e non il duca. Questo è il motivo vero. Però complimenti, ma come fai? Cioè, non ti viene mai da poi da fare la tua voce normale? Sì. E infatti è quello che mi dicono sempre: mi raccomando, la voce. Mamma mia, doppia concentrazione devi sì, fare, eh? Doppia concentrazione. Complimenti. Ce la facciamo anche con questo, dai. Bravissimo, bravissimo. E invece l'altra ballerina accanto a te? Allora, io ballo sia da sola che con il mio gruppo. Io ballo con Christian e Jimmy, e questo balletto per me è fantastico, perché mi esprime una cosa che ti entra ogni dentro, volta cioè, che ballo questa canzone mi viene da piangere. Io avevo già ballato con loro quando ho fatto Mamma Mia, e lì mi ero già trovata da Dio con tutti, perché come ha detto la mia amica sono gentilissimi, sono bravissimi attori e cantanti tutti, e nulla, questa esperienza mi è entrata nel cuore e nulla. Grazie bello a tutti. Questo fa capire veramente che quando un gruppo si lavora bene insieme, c'è sintonia, sinergia, tutto il lavoro, che non credo non sia faticoso, sembra più facile, quasi un divertirsi tutti insieme, e i risultati poi si vedono sia perché è più facile chi è sul palco, sia a Paola e a Naima e a Maria seguirli, dargli le dritte, perché insomma diventa quasi un gioco, no? Un gioco quando le cose difficili in realtà sembrano facili, è perché c'è proprio questa alchimia che si crea all'interno del gruppo. Certo. Bello, bello. Andiamo avanti, perché non è finita. Allora, come diceva prima Paola, noi vabbè, siamo tutti ballerini, quindi ci è capitato di esibirci nei nostri spettacoli con dei musical. La diversità questa volta era stare in scena con degli attori anche, quindi sì, l'abbiamo già fatto, però è stato il bello e il brutto è stato anche quello, perché come diceva la nostra insegnante, la proposta è arrivata poco prima del saggio, quindi maggio, giugno, quel periodo, le ci siamo informati, eravamo comunque felici, anche un po' spaventati, siamo un bel numero. Quindi, cavoli, altro che bel numero! Sì, e ci siamo impegnati tutti, dai problemi di spazio, i problemi di entrare più nella parte o meno, e devo dire che è stato un bel lavoro. Bene, bello, poi, bello, questa cosa anche, questi ragazzi giovani, per l'altra volta le compagnie teatrali, insomma, si hanno più o meno, ragazzi, va una media dai 30 anni in su, vedere questi ragazzi qui che parlano così bene, quasi quasi vogliono entrare a far parte di un gruppo del genere, da buone speranze, no? Di un ricambio generazionale. Vediamo, andiamo avanti allora sul gruppetto. Allora, io quando Paola ha proposto questa esperienza ho accettato praticamente subito, perché Moulin Rouge è uno dei miei film preferiti, dei miei musical preferiti, quindi non potevo non accettare.
e soprattutto perché comunque tutte le esperienze che facciamo sul palcoscenico, al di là dei nostri saggi di fine anno, sono sempre esperienze estremamente importanti per noi ballerini, che diciamo allargano i nostri orizzonti. È un modo per stare col nostro gruppo. E soprattutto, ovviamente, avevamo dei costumi fantastici, quindi eravamo contentissime noi ballerine. E sì, come diceva Marco, ovviamente il problema degli spazi sul palcoscenico, non avendo mai lavorato con degli attori sul palco, è stato comunque uno spunto per migliorare anche, diciamo, la nostra gestione degli spazi e anche la nostra capacità di adattamento, perché non è così scontato ballare con delle persone che si muovono, cantano, e insomma è stata una bella sfida. E sicuramente è bello poter calcare il palcoscenico più spesso possibile, ecco. Direi. E invece per te? Allora, io vado sulla parte un po' più sentimentale, nel senso che noi ci definiamo un po' una piccola famiglia, e questo è stato un tassello che ha rafforzato ancora di più il nostro rapporto. Noi ci vediamo dalle 2 alle 3 alle 4 sera a settimana, dipende un po' dal periodo, e sicuramente questa proposta ci ha fatto fare un passo in più. E quando diciamo che davvero siamo una famiglia è perché condividiamo tanto insieme, e non solo le cose belle ma anche le cose meno belle. Questa è stata un'esperienza bellissima che ci ha regalato tante emozioni e ce le regala ogni volta che siamo sul palco, perciò davvero per noi è stato importantissimo, ecco. Ma che bello, mi piace questo lato sentimentale, mi piace. E ti dirò di più, un po' famiglia c'è, perché un po' di gossip: Madame Fromage, anche Graziella, è mamà di Greta, ovvero Satene, vero? Vero. Com'è lavorare con la mamma o per te lavorare con la figlia? E devo dire che la passione per il teatro a me l'ha trasmessa la mamma, quindi fare parte dello stesso gruppo teatrale di cui fa parte mia mamma sicuramente, soprattutto in adolescenza, perché io ho cominciato a fare parte di questo gruppo teatrale che avevo 16 anni. Il gruppo era lo stemperamento delle litigate, quindi è stato veramente terapeutico in certi momenti del nostro rapporto madre-figlia. Bello, sì, ma bello. Anche tu hai una voce bella come la sua. Non così bella. Oggi poi sono anche afona. No, assolutamente. No, solo perché ha paura che io le dica. Assolutamente. Esatto. Vabbè, solo perché non abbiamo tanto tempo, no, è solo male. Per questo. Perché dobbiamo ancora sentire l'ultima esperienza di questo che è stato, cioè la preparazione al Moulin Rouge. Dimmi pure, è lì che dice tocca a me. Io sono un'altra delle ladre di diamanti, sono China Doll, ma devo dire che volevo quasi appendere le scarpette o quello che è d'attore al chiodo, perché ho detto ma no, ormai ho già, insomma, sono già avanti un po' d'età eccetera, e poi questo personaggio era abbastanza, io sono molto emotiva, non so se è l'età, ma ecco, questo personaggio mi fa piangere, tutto questo spettacolo mi fa piangere. Madonna! Va bene che abbiamo detto che si commuove, però da subito. No, non voglio spaventare nessuno, per l'amor del cielo, cioè nel senso che, perché tanti mi dicono no, se c'è da piangere io non vengo. Allora, io posso darvi un consiglio spassionato, c'è una bella parte divertente, eccetera, ma non so, questo spettacolo a me ha creato tante, mi crea tutte le volte tante emozioni, mi smuove proprio un'emozione, e secondo me riusciamo a trasmettere questa emozione al pubblico. Per quello che vi dico, se avete voglia di provare delle emozioni, di risentire, di accettare le emozioni che noi vi passiamo, venite a vederlo, perché comunque è una bellissima storia d'amore. Ma che bello. Brava. Non finirà mai. Bello. Brava. Ma mi è piaciuto anche questo. Ma bellissimo. Guardate, vi giuro, l'ultima domanda era: datemi un motivo, ditemi un motivo per venire a vedere. Non lo faccio. Perché, ma già risposto lei. Te l'ho bruciato. No, penso che non ci sia
e spiegazione o invito migliore che le cose che ha detto lei. Complimenti, quindi va benissimo così. E allora, per stai, perché a noi ci piace un attimino avere la lacrimuccia, però che si ferma solo qua. Quindi per farla ritornare su, vi chiedo velocissimamente, in un minuto, qual è l'aneddoto più divertente durante le prove o durante lo spettacolo? Qual è stato? Ce n'è stato uno in particolare? C'è sempre qualcosa che caratterizza quel momento. In ogni spettacolo c'è stato sempre qualcosa che ha caratterizzato quel particolare spettacolo, che poteva essere uno, si può dire, oppure... oh sì, il microfono che non va, per cui deve fare la canzone da solista senza microfono, e ne esce dietro le quinte, si prende il gelato, cioè come se niente fosse, questo è successo, cioè bello, padronanza anche, della sì, anche della perché scena. È tutto fatto, è cantato dal vivo, per cui effettivamente questi imprevisti ci sono, no? Certo. Nella diretta, in tutte le dirette ci sono, ci e anche ed è il bello della diretta è questo. Lo si dice proprio per questo motivo, certo. Qua quindi non mi resta che ricordarvi questa data: 25 aprile 2019, a che ora? Alle 21 al San Teatro bellissimo San Domenico di Crema, andrà in scena Al Moulin Rouge per festeggiare i primi 30 anni della compagnia teatrale I Guitti. Un ringraziamento va doveroso all'US Acli, che ha partecipato, e a Naima Sella, alias Maria Carbonin, che anche lei ha dato supporto a questo spettacolo. Grazie. Nonché a tutti gli altri, perché siete in tanti, qui c'è una piccola parte, piccola tra virgolette, però quindi salutatemi tutti gli altri e fate i complimenti a tutti, perché si vince, si perde sempre in team, e voi avete vinto, quindi salutate tutti. Al Moulin Rouge, non perdetevelo per nessuna ragione al mondo. Ringrazio ancora, vi faccio veloce Paola Cadeddu, Maria Carbonin, Greta Fontana, Francesco Bianchessi Barberi, Graziella Monti, Abeb Sharin, Aurora Bertoli, Erika Tacchini, Martina Pertisetti, Giovanna Orsini, Emiliano Nosotti e Marco Bastici. Grazie ancora a tutti. Grazie a te. E visto che è la puntata prima di Pasqua, tutti insieme lo facciamo un augurio. Certo. Buona Pasqua! Noi ci rivediamo settimana prossima e occhio al prossimo evento. Ciao!